E gli Ulisse che tutti i giorni cercano di andare oltre sono tanti, pensi agli scienziati che guardano nel telescopio, nel microscopio, pensi a quelli che studiano i neutrini, quelli che studiano come si può andare a vedere quello che ancora non si sa della natura, senza accettare le pantofole mentali dell'accontentarsi di quello che si vede, meraviglioso. No? Al Napoli Village Festival alle Terme di Agnano approdano i viaggi di Ulisse di Nicola Piovani, un racconto in musica con gli strumenti che accompagnano voci registrate ed il contorno dei personaggi dell'Odissea disegnati da Milo Manara ed impreziositi dallo sguardo inconfondibile di Pierpaolo Pasolini. Un lavoro di partitura che è quasi un film, il cui prologo anticipa il viaggio verso Itaca con la voce di Carlo Cecchi, per passare poi ad un'isola delle sirene piena di pathos, all'isola dei lotofagi che trasmette il senso coinvolgente del pericolo con la voce di Mariano Rigillo, all'isola dei ciclopi, ad una Penelope in cui si legge anche Molly Bloom, ovvero la visione dell'Ulysses di James Joyce, ed infine alle colonne d'Ercole, a concludere un disegno perfetto, un lavoro che apre la mente per lasciarvi molte idee emozionanti. Trecentomila persone in 4 giorni, 70.000 pizze sfornate e 5.000 richieste di prenotazione al laboratorio della pizza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dei piccoli pizzaioli crescono. Sono numeri che registrano il successo della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village, terminato ieri fra molteplici iniziative e manifestazioni che ne hanno contrassegnato il percorso. Da registrare anche la presenza dello stesso sindaco che ha partecipato ad una puntata in diretta della trasmissione di Radio Kiss Kiss fuori dal comune, allestita per l'occasione in uno studio mobile proprio sul lungomare.